Eccoci qua, siamo all'Hotel Malblau, nella piscina dell'Hotel Malblau di Calella in Spagna, in occasione della Coppa Santa, torneo internazionale di calcio del 2011 che organizziamo tutti gli anni in Catalogna. E tra le altre personaggi che sono venuti a partecipare a questo torneo abbiamo un personaggio pubblico, il Bruno Vespa nazionale, il nostro Vespone, ovvero Giampaolo Fabrizio, di tutta la sua bellezza, guardate. Ecco. E approfittiamo della notorietà del personaggio, visto che qua invece di non inviato di Striscia, per fortuna, ma invece di responsabile accompagnatore del gruppo Vizzolo, ottima società. E gli chiediamo che impressione ha avuto di questo torneo internazionale. Innanzitutto mi devi permettere di lanciare il mio solito, inconfondibile, incommensurabile, inqualificabile. Cioè, io adesso saluto come Vespa, ma per diventare Vespa bisogna fare tutta un'operazione. Innanzitutto bisogna far venire tutto il viscido che si ha dentro. Poi bisogna piegarsi a 90 gradi e poi dire salve. Solo così si diventa Vespa. Allora, questo è il mio saluto. Per il resto sì, qualità di team manager dell'FC Vizzolo, Football Club Vizzolo, una società vicino a Milano. E siamo venuti qui, è la prima volta che partecipiamo a questo torneo. Un'esperienza straordinaria. Straordinaria perché c'è un motivo innanzitutto, perché io realizzo non solo il sogno dei nostri ragazzi che desideravano fare un torneo all'estero, realizzo innanzitutto un mio piccolo sogno, cioè di partecipare a un torneo internazionale. Io non lo potevo fare quando avevo 14 anni, io sono napoletano e noi a Napoli i campi di calcio non esistono neanche, cioè quei pochi li abbiamo riempiti adesso di spazzatura. No, la verità, a parte gli scherzi, è che non c'erano tante possibilità, sono proprio ragazzi. E adesso vedere i nostri ragazzi che invece corrono su questi campi di Spagna, confrontandosi con altre realtà straordinarie e consentimi, un'organizzazione impeccabile, splendida. Anzi, grazie. Ringrazio la società, il gruppo Barcellonista Sportturismo che ci ha dato la possibilità non solo di partecipare, ma ci ha accolto con grandissima simpatia e ci ha messo a contatto con realtà splendide. Questa è veramente un'esperienza straordinaria. Questo mi fa veramente piacere, mi fa onore e volevo ancora chiederti un'altra cosa, è importante sapere se secondo te questa esperienza è positiva anche non solo per confrontarsi con altre realtà, ma all'interno del gruppo stesso. Come tornerà il gruppo? Guarda, innanzitutto è positiva, ribadisco, metto sempre me davanti al gruppo, è positiva per me perché per fare un torneo del genere bisogna camminare tantissimo e io che sono un portatore sano di tagliatelle, con un torneo del genere andando avanti e indietro i campi di gioco ne ho propesti. La realtà è che i ragazzi sono arrivati qui non credendo molto nelle proprie possibilità. Noi siamo una bella realtà che nasce quest'anno, siamo qui, c'è tra l'altro il nostro mister, e è una realtà che nasce in settembre. Abbiamo raccattato un po' di ragazzi da altre società, abbiamo cominciato con l'FC Vizzolo un progetto triennale, un anno giovanissimi e due di allievi, e siamo venuti a fare un torneo a Barcellona pensando effettivamente che bisognava vivere questa esperienza così come come arrivava, cioè un po' l'avventura, ma giorno dopo giorno. Beh, abbiamo vinto il nostro girone, ci siamo qualificati, siamo andati ai quarti di finale e poi, ahimè, abbiamo incontrato una squadra estremamente più forte che ci ha battuto. I ragazzi erano dispiaciuti, ma nel pullman ho visto un gruppo finalmente compatto, ho visto un gruppo cementato, un gruppo che è diventato grande più per la vittoria che è diventato grande per la sconfitta. Li ha resi più uniti, li ha resi più amici, e questo è un grande obiettivo sia come papà, perché sono il team manager di questa squadra, ma in questa squadra c'è anche mio figlio, e come dirigente. Veramente grazie, perché se questo significa partecipare a un torneo, beh, ne faremo tantissimi. Beh, grazie. Spero di non perdere sempre, ovviamente. Però. No, a parte che non hai perso assolutamente, però queste sono le parole che noi vogliamo sentir dire. Veramente ci fa piacere che il gruppo abbia passato questa esperienza in una maniera positiva. Sì, scusami, ti interrompo, ti dirò di più. Voi avete basato molto questo torneo sul fair play, anche perché è un torneo internazionale. I ragazzi, le nostre realtà, ne sentono parlare di fair play, lo sentono però più nominare in televisione, sentendo nelle squadre professionistiche, ma la realtà del fair play non l'hanno mai vissuta realmente.
quando su un campo si incontrano ragazzi stranieri, pari età, anche altre squadre italiane, e si capisce sul campo cosa significa, qual è il valore della stretta di mano anche dopo una sconfitta, qual è il valore di chiedere scusa di fronte a un fallo. Beh, io ho visto i ragazzi comprendere realmente cosa significa fair play. Benissimo, guarda, questa cosa ci fa veramente piacere. Sicuramente delle tue parole ne faremo tesoro e le divulgheremo il più possibile, perché questo è lo spirito della partecipazione ai tornei internazionali. Benissimo. Grazie. Allora, grazie per Cetronista, grazie Sportturismo. A prestissimo. E salve.